Eccoci qua, ben ritrovati amiche e amici di Mondiali.it. Mamma mia, Vanni, io sono sudato perché questo mondiale è caliente. Sono caldo per questa nazionale. Beh, per fortuna. Cioè, nel senso che noi, un po' per evitare di portare sfiga, ci siamo tenuti belli, calmi, cauti, quindi nessuna clippina di intermezzo. Non buffiamo, c'è sempre scritto, lo vedete, vietato buffare, noi non lo facciamo mai e infatti... Sorpresona Italia. Ah sì, finalmente possiamo dire, è la sorpresa di questo mondiale, perché voglio dire, poi adesso ne parleremo, di fatto nei gironi non ci sono grandi sorprese rispetto a quelli che erano i di partenza, tranne nel girone C. Tranne nel girone C, grandissima Italia, soprattutto anche perché andare a fare i galletti in terra francese c'è sempre quel sugo, quel compiacimento che ci fa stare bene. Quindi adesso bisogna andare con calma, con serenità, il nostro lo facciamo, vediamo dove ci porterà questa nazionale. Esatto, l'abbiamo detto, non doveva essere una gita premio, le ragazze di Milena Bertolini stanno dimostrando invece di essere ben concentrate. Ieri una sconfitta 1-0 che ha fatto bene, più che altro magari solo per le statistiche, per Marta che ha segnato 17 gol nella sua carriera, quindi diciamo nelle varie edizioni delle Coppe del Mondo, diventando la calciatrice con il maggior numero di reti, se parliamo di mondiali maschili e femminili. Ma almeno l'ha fatto contro di noi, dai. Esatto. Perché è partita molto difficile per l'Italia che c'è poco da dire, ha subito. Dopo due grandi exploit contro l'Australia, contro la Giamaica, è giusto anche un calo di tensione, anche perché avevamo la certezza quasi aritmetica, cioè il passaggio del girone. Chiaramente passarlo così da primi ci dà una sicurezza in più per quanto riguarda quelle che saranno le fasi di eliminazione diretta di questo mondiale. Dicevamo, la partita di ieri che si è risolta tra il 70esimo e l'80esimo con un rigore che, se posso dire, oserei dire un po' dubbio. Bello. Un po' dubbio, ci si può ragionare. Esecuzione perfetta da parte di Marta, assolutamente. Palla da una parte, portiere dall'altra, l'Italia che ha subito per tutta la partita, diciamocelo. Anche attraverso il calcio di punizione sempre del Brasile. Sì, ci sono tante piccole cose che ci fanno dire che insomma è una sconfitta indolore che ci può stare e che potrebbe anche farci bene, perché arrivare alla fase a gironi, arrivare oltre la fase a gironi con la consapevolezza di essere invincibili poi ti fa avere delle brutte sorprese. Invece si ritorna quindi di per terra, ci si concentra. Giusto Matteo, considerando che poi magari alla vigilia quello che doveva essere il planning, mettiamola così, su come gestire il girone, di fatto è stato rispettato, perché contro l'Australia, anche se a livello di ranking, ricordiamo che l'Australia è sesta e il Brasile è decimo, quindi vuol dire potevi pensare di giocartela con l'Australia, ovviamente fare il risultato con l'Australia e poi vincere contro la Giamaica. Di fatto è stato fatto così, perché comunque con la vittoria dell'Australia, credevo bellissimo l'esordio, ha garantito già di fatto una certezza di qualificazione. E capiamo adesso, mancano ancora un paio di partite per concludere questo quadro della fase a gironi. Molto probabilmente l'Italia affronterà la Cina, l'Italia affronterà una delle quattro migliori terze, sicuramente non sarà il Brasile. E vediamo, perché la Cina sta facendo il suo mondiale, ha chiuso a 4 punti nel girone della Germania e della Spagna, stesso punteggio della Spagna, e tra l'altro con 0-0, ha perso solo 1-0 contro la Germania. Di fatto quello che può sorprendere è la difesa di questa Cina. Proprio sì, come dici tu, Vanni, girone assolutamente di ferro, perché non è facile qualificarsi come miglior terza in un girone così di ferro. Quindi, sì, giochiamo contro una terza di girone, ma se fosse questa la partita io non esulterei così tanto, perché è una nazionale, come dici tu, tignosa, difficile da sorpassare in difesa. Non sarà una fase di eliminazione diretta così agevole. È vero, un'altra possibile squadra, sempre in base agli incroci di queste ultime partite, potrebbe essere la Nigeria, che, voglio dire, non ha ben impressionato fin qui nelle sue partite contro la Francia e contro la Norvegia soprattutto, però ci terrei a sottolineare la presenza della difesa
sia in ambito maschile che femminile a disputare così tante edizioni della Coppa del Mondo. Ve la ricordavate questa piccola chicca? Siete andati a vedere i nostri articoli su mondiali.it? Se non l'avete fatto, sapete che sono sempre a disposizione sul nostro sito internet, sulla nostra pagina Facebook, le nostre curiosità su Instagram, anche perché è vero, non avevamo voluto spoilerare, buffare, però ogni giorno qualche piccola chicca su questi mondiali la potete trovare, specialmente sulla sul nostro canale principale, ovvero la nostra pagina Instagram e la nostra pagina Telegram. Iscrivetevi al canale su Telegram per tantissime curiosità, guardate, siamo una miniera di sorprese, anche di cazzate, ma soprattutto di sorprese. E beh, ecco, diciamo, sorprese. Come ci siamo detti in apertura, di fatto all'interno dei 6 gironi possiamo dire che è stata proprio l'Italia l'unica sorpresa. Sì. Perché poi a vedere l'andamento, in base anche a quelli che un po' di pronostici, bene la Francia che ha chiuso punteggio pieno, bene quella Norvegia, la Germania e la Spagna ci sono superato. Il nostro girone. Vediamo adesso, Olanda e Canada nel gruppo E. Sono a 6 punti entrambi, quindi diciamo la qualificazione è già andata, ma ci sta perché parliamo delle campioni europee in carica e della squadra canadese. Inutile parlare del gruppo F con gli Stati Uniti e Svezia. E interessante poteva essere alla vigilia il gruppo D, quello dell'Inghilterra con il Giappone e l'Argentina. Vediamo adesso l'Argentina se riesce in un guizzo finale ad avere un sussulto, ma diciamo. Ah, questo è un po' inaspettata, sì. Forse questa Argentina. Però il Giappone parliamo di una squadra che ha vinto il mondiale. Sì, anche lì un girone decisamente tosto, non so se fossimo capitati in un girone così come sarebbe andato per le nostre azzurre. A proposito di squadre che hanno vinto il mondiale, questo Brasile, Matteo, che di mondiali ne ha fatti tutti e 8. Però questo mondiale stenta un attimo perché terza classificata del nostro girone, ok, 6 punti come noi, però si qualifica solo per una questione di migliori terze. Esatto. L'unica cosa che possiamo dire al momento è che comunque il Brasile, avercelo comunque agli ottavi, rimarrà sempre comunque in sedia e che porta avanti, diciamo, quelli che sono i suoi record, quelli personali. Di Marta abbiamo detto come giocatrice, trascinatrice anche a livello di immagine iconico per le generazioni di ragazze che vogliono approcciarsi al calcio. Poi c'è anche Formiga a centrocampo che quando ci siamo visti all'inizio del mondiale abbiamo detto ci sono dei record da battere, battuti. Ah, sì, può e può ancora, come abbiamo detto, con questo tra virgolette pescaggio migliore terze si possono ancora migliorare i record, anche perché effettivamente una squadra come quella brasiliana non può accontentarsi di un passaggio così, quindi secondo me dalla fase a eliminazione diretta avrà una marcia in più. Vero. E abbiamo parlato di Marta, Formiga, è un mondiale che sta lasciando delle tracce anche per prove individuali. Morgan, 5 gol, ha eguagliato il record dell'americana Akers nel 91, poi c'è anche Samantha Kerr che lì ha fatto 4 gol. Samantha Kerr, non ce l'aspettavamo, questa nazionale australiana che comunque sta dando filo da torcere, ha dato filo da torcere a noi, anche perché il nostro mondiale è partito un po' in salita, il primo gol subito, poi siamo stati bravi a reagire, però una squadra decisamente non alla portata di tutti e una giocatrice sicuramente non alla portata di tutti, e qui possiamo un po' anche vantarci, l'avevamo detto prima dell'inizio del mondiale che secondo noi sarebbe stata protagonista e fino a questo momento lo è stato. Vedremo se saprà trascinare la squadra agli ottavi, ai quarti, alla semifinale e oltre. Beh, diciamo che possiamo anche spendere una parola d'elogio sulla linea difensiva dell'Italia a questo punto, perché va bene che abbiamo subito il gol sul rigore, insomma gestione magari non precisa di Saragama nella marcatura, va benissimo, però poi di fatto Samantha Kerr è stata neutralizzata, no? Sì, ma si sa che il nostro punto di forza è sicuramente la difesa, insieme posso anche dire con l'attacco, perché parlavamo di triplette, di doppiette, anche le nostre si sono date da fare in fase realizzativa, specialmente quando la Giamaica abbiamo visto un grandissimo risultato, 5-0 di mondo,
se parliamo di un mondiale. Posso dire, diciamo, menzione particolare personale su come sta giocando il mondiale Giuliano. Davvero davvero impressionante, sì, per lucidità di possesso, visione di gioco. È un piacere vederla giocare. Mi ricorda un po' la spina, dire che è l'unica cosa in comune che hanno sono i capelli lunghi, però non è vero, sono due grandissimi giocatori, chiaramente uno leggenda, l'altra una leggenda che si sta costruendo. Vedremo se continuerà così. Ah, io non ti direi, rompiamo le righe, visto che abbiamo questi pacchettini messi così, io ne aprirei uno a lui lo so, mi stuzzichi e vediamo cosa esce e parliamo, commentiamo un po', vediamo un po' queste nazionali. Allora, guarda, l'abbiamo aperto, mamma mia, Laura Giuliani dell'Italia. Vedi, Vali, dici questa ragazza cosa. Beh, allora, diciamo che al netto della partita di ieri contro il Brasile, dove era davvero difficile, insomma, tenere testa a questa squadra, è stata una garanzia nelle prime due partite, soprattutto quella contro l'Australia, mi permetto di dire, no? È riuscito a tempestire, posizionamento preciso, laddove c'era quelle fasi di sofferenza della partita, lei non è stata di fatto una che ha, poteva tradire, è stato qualcosa in più, no? Sì, no, sì. Anche il calcio di rigore parato, per carità, poi magari possiamo discutere sul fatto che la palla poteva essere rispinta lateralmente, sì, quindi però possiamo giudicare dal punto di vista tecnico, però la Giuliani davvero è una garanzia ed è un marchio di fabbrica, possiamo dire, proprio italiano, quello di arrivare a determinate competizioni forti di una linea difensiva precisa. Siamo fieri del nostro possiamo essere fieri, sì. Bene, andiamo avanti perché qui c'è un dominio tutto sudamericano, oserei dire. Innanzitutto la signorina Eliana Stabile e la signorina Agustina Barroso, entrambe della nazionale argentina, che come abbiamo detto purtroppo non ha brillato in questa competizione, quindi auguriamo a entrambe sicuramente un pronto riscatto per l'ultima gara e speriamo chiaramente che si qualifichi questa Argentina, che perché insomma è brutto anche vedere un mondiale senza squadre che meno male fanno sempre un certo fascino, significa che effettivamente o passa come terza o significa che dovrebbe passare al posto di una di anche se il Giappone al momento è molto difficile. La notizia è stata che però la partita d'esordio l'Argentina ha tenuto sullo 0-0 il Giappone, no? E lì, voglio dire, si poteva anche aprire uno spiraglio per la formazione sudamericana. Poi la partita persa contro l'Inghilterra di fatto ha rimesso tutto in le regole, sì, ha messo un po' le carte come si poteva rimettere. Vedremo con la Scozia. Qui abbiamo una ragazza che abbiamo affrontato molto recentemente, ovvero Toriana Patterson della Giamaica. Mi dispiace per lei perché insomma 5 coppine gliele abbiamo rifilate. Giamaica che chiude il girone se non sbaglio a 0 punti. Sì. E vabbè, comunque insomma una partecipazione, come dicevamo, storica, una partecipazione sicuramente che è stata vissuta bene da queste ragazze. Di sicuro non chiudeva con la peggior difesa, perché Thailandia è non con i 13 presi. Bene. Adriana, scusate, non so più resistere. Chiudiamo ovviamente con Adriana del Brasile. E sul Brasile se abbiamo speso, direi, anche troppe parole, non si può dire mai più questa cosa, però insomma abbiamo analizzato in maniera compiuta la situazione brasiliana. Speriamo che veramente loro riescano a dare una svolta al loro mondiale, magari questa giocatrice potrà dare quel piccolo contributo in più, che dici Vanni? Dico che non so nemmeno se è stata convocata. Ah, molto bene. Quindi nel caso tiverà le sue compagne, farà il suo supporto, voglio dire. La mettiamo qui, poverina, perché non è stata convocata, quindi è giusto che abbia un posto d'onore nella nostra bacheca. Dopo questa perla dell'ultimo minuto, che dire,
ragazzi, ora l'ho detto, ma aspettate, ci rivedremo in ogni caso presto. Beh, anche perché è giusto. Aspettiamo questi ottavi. Speriamo chiaramente di un buon cammino. Non dovesse essere così, sicuramente ci ritroveremo per celebrare comunque un cammino straordinario di queste azzurre. Comunque storico, anche per la portata mediatica di risonanza che ha avuto questo mondiale. Sì, decisamente. Bene, allora, qui da mondiale.it è tutto. Per ora ci vediamo presto. Alla prossima. Ciao ragazzi!